blitz dei NAS all'ospedale di Avezzano. Sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. Sisma, proroga per la restituzione delle tasse, decreto firmato dal premier Gentiloni. Lotta agli incendi boschivi, Mauro Febbo critica l'esecutivo regionale. Gare di atletica per studenti, impegnati i ragazzi del Tecnico Galilei di Avezzano. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2, iniziamo con la cronaca. Blitz notturno dei carabinieri del NAS di Pescara all'ospedale di Avezzano. I militari hanno ispezionato il pronto soccorso ed i reparti di geriatria, ortopedia e medicina. Da quanto si è saputo, sarebbero state accertate numerose carenze igienico-sanitarie, strutturali ed anche organizzative. In particolare, i militari hanno rilevato la presenza di ostacoli mobili nei corridoi ed in prossimità di vie di esodo ed uscite di emergenza, la mancanza di raccordi arrotondati fra pareti e pavimento necessari per evitare accumulo di sporco e facilitare le operazioni di pulizia, la mancanza di locali di soggiorno per degenti ed accompagnatori e la presenza di soluzioni di continuità nella pavimentazione dei locali tecnici. I carabinieri hanno inoltre accertato la presenza nelle stanze di degenza, in orario escluso alle visite dei familiari, di persone non identificate, che prestavano assistenza ai malati senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dalla direzione ospedaliera. I successivi controlli hanno appurato che si trattava di badanti, la cui posizione lavorativa è oggetto di approfondimento da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Il controllo del NAS di Pescara si è reso necessario in quanto la presenza, specie nelle ore notturne, di personale esterno alle strutture e presidi sanitari, se non adeguatamente identificato, controllato e regolato, potrebbe esporre a rischio la sicurezza dei pazienti e del personale ospedaliero. Sono gravi le condizioni di un operaio macedone che la scorsa notte è rimasto ferito in un incidente stradale travolto da un pick-up nel centro abitato di Luca de Marsi. L'uomo, di 58 anni, residente da anni in paese, è ancora sottoposto alle cure dei medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri della locale stazione, è intervenuto il personale del 118 e quello dei vigili del fuoco di Avezzano. Anche per il conducente del pick-up, un giorno del posto, sono state necessarie le cure dei medici che hanno anche provveduto ai necessari accertamenti per rintracciare eventuali tracce di alcol o di altre sostanze stupefacenti nel sangue. Ancora cronaca, la stazione carabinieri di Carzoli, nell'ambito di un servizio perlustrativo dedito al contrasto dei reati contro il patrimonio, posto in essere nel comune di Auricola, ha tratto in arresto per furto aggravato un 54enne del luogo con precedenti specifici di polizia. I militari operanti sono intervenuti all'interno del capannone industriale di una ditta dismessa della zona industriale di Auricola, dove hanno bloccato l'uomo intento ad accatastare 13 caloriferi di vari elementi. L'attività investigativa, espletata nell'immediatezza, ha permesso di accertare che l'area furtiva era stata precedentemente asportata da una azienda inattiva ubicata nelle vicinanze. Le successive perquisizioni veicolari e domiciliari hanno consentito di recuperare anche 140 kg di rame sottratti dagli stessi stabilimenti industriali, nonché numerosi arnesi atti allo scasso. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. L'assessore Giorgio D'Ignazio, delegato alla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma dell'Aquila, interviene in merito alla firma appena apposta dal premier uscente Paolo Gentiloni sul decreto per il prolungamento del termine per la restituzione delle imposte sospese a causa del sisma 2016-2017.
Il governo Gentiloni, grazie al lavoro del commissario straordinario alla ricostruzione Paolo De Micheli, ha dichiarato D'Ignazio, è intervenuto con un importante aiuto in sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, concedendo una proroga di 6 mesi alla scadenza prevista per il recupero delle imposte e dei contributi nei territori colpiti dal terremoto. Il decreto aggiunto presenta anche la possibilità di una ulteriore rateizzazione dei tributi fissata in 60 rate in 5 anni a partire dal 2019, invece che 24 rate in 2 anni a partire dal giugno 2018. Si tratta, ha concluso l'assessore, di un respiro di sollievo per tutti i residenti del cratere. La Procura Generale della Corte d'Appello dell'Aquila ha impugnato la sentenza di assoluzione in primo grado nei confronti di un uomo per l'uccisione di un orso avvenuto a Pettorane sul Gizio, in provincia dell'Aquila, nel 2014, emessa dal Tribunale di Sulmona nell'aprile scorso. Il provvedimento è stato adottato dopo che le parti civili, tra cui le associazioni Salviamo l'Orso, WWF e LAV, hanno presentato specifica istanza alla stessa Procura Generale, nella quale hanno evidenziato criticità nel processo di primo grado. Successivamente, le stesse parti civili hanno depositato il ricorso in appello. Il fatto non costituisce reato era stata la formula con cui il giudice del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, aveva assolto Antonio Centofanti, di 65 anni. Salviamo l'Orso, si legge in una nota, si augura che vengano accertate tutte le responsabilità perché uccidere un orso è un grave reato ed un'offesa a tutti gli abruzzesi. L'imputato era stato assolto dall'accusa di aver ucciso a fucilate un orso marsicano, specie particolarmente protetta dalle leggi italiane ed europee. La decisione della Procura Generale conferma è un passo di una nota di Salviamo l'Orso insieme a WWF e LAV che tutti i dubbi delle associazioni nei confronti della sentenza, rinforzati in seguito alla lettura delle sue motivazioni, erano quantomeno fondati. Siamo oggi soddisfatti dell'attenzione e dallo scrupolo dimostrati dalla magistratura aquilana e convinti che il processo d'appello possa finalmente chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità personali. L'associazione attende il processo d'appello con rinnovata fiducia nell'operato dei giudici, convinti, come siamo, che l'uccisione di un orso non sia un fatto di poco conto, ma bensì un reato grave che un paese civile non può che sanzionare con severità, evitando il pericoloso messaggio del verdetto di primo grado. Una nota polemica nei confronti della Regione. Ci risiamo. Il presidente Luciano D'Alfonso, il neo assessore Lorenzo Bernardinetti ed il sottosegretario Mario Mazzocca scherzano letteralmente con il fuoco e si presentano con misere briciole per una ridicola prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione 2018. Da anni, nonostante la mia denuncia, le amministrazioni delle aree interne attendono di conoscere i veri motivi per i quali è ancora bloccato il bando relativo alla prevenzione degli incendi del PSR, cioè Programma di Sviluppo Rurale, chiuso ancora in un cassetto della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo. Questa è la dichiarazione rilasciata dal consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, in seguito alla conferma e alla conferenza stampa odierna. Assistiamo, continua Febbo, inesorabilmente, dopo 4 anni, ancora ad una totale assenza di una politica seria di prevenzione mai messa in campo da questo governo regionale. Il nostro patrimonio boschivo e forestale non può essere tutelato solo con risorse prese dal bilancio regionale, ma deve essere salvaguardato attraverso una programmazione seria dei fondi che dovevano essere inseriti e rimodulati nel PSR. Esistono precisi fondi, milioni di euro, che possono e devono essere utilizzati proprio per la prevenzione e ripulitura dei boschi, invece c'è il nulla. La realtà, continua Febbo, purtroppo racconta una storia ben diversa. Le risorse inserite nel PSR sono poche ed il bando non riesce, altrimenti sarebbero solo 2 i comuni beneficiari, ossia coloro che hanno i piani di gestione approvati e sono vigenti. Peraltro, proprio su sollecitazione
del comune di Prato alla Peligna, che lo scorso anno è stata colpita fortemente da vasti incendi. Questo punto è stato affrontato nell'ultima seduta della commissione vigilanza, dove sono emerse tutte le incongruenze, l'inefficienza e i gravi problemi inerenti proprio ai bandi del programma di sviluppo rurale, che non avvantaggiano per nulla le comunità delle aree interne. Proprio su questo argomento, nei prossimi giorni, ha concluso Febbo, presenterò una risoluzione urgente. È stato presentato in una aula magna gremita del liceo artistico Belisario di Avezzano il progetto di riqualificazione e rinnovamento del centro polisportivo comunale Rolando Apolloni di Borgo Pineta, proposto dall'APD Tennis Team con il patrocinio del CONI. Per la realizzazione dell'iniziativa, grazie all'attività dell'alternanza scuola-lavoro, la APD Tennis Team ha coinvolto tre istituti cittadini: l'Istituto Tecnico Galilei, il Liceo Artistico Belisario e l'Istituto Agrotecnico Serpieni, ed è stato definitivamente redatto nello studio degli architetti Massimo Germani ed Antonio Figni. La proposta di miglioramento riguarda una porzione di circa 20.000 metri quadrati. Tutti i dettagli sono stati illustrati dal presidente Raffaele Tomassetti, che ha ringraziato per la presenza il vice sindaco Lino Cipolloni, accompagnato dagli assessori Crescenzo Presutti e Leonardo Cascere. Il CONI ha patrocinato l'evento, approvando il progetto degli impianti da realizzare, mentre il Comune di Avezzano contribuirà finanziando le spese di manutenzione straordinaria. I lavori inizieranno entro la fine di quest'anno e verranno conclusi in 18 mesi. La Confcommercio Imprese di Avezzano rende noto che sabato 2 giugno, festa della Repubblica, per venire incontro alle esigenze dei consumatori, le attività commerciali di Avezzano osserveranno l'apertura nell'intera giornata. Un piccolo strumento capace di salvare la vita a molte persone in fase di prima risposta, in attesa cioè che l'ambulanza arrivi. È stato installato a Capistrello, infatti, in una delle pareti laterali del Palazzo Comunale, un defibrillatore ad accesso pubblico, il DEA, defibrillatore semiautomatico esterno, che è incluso in una teca fissata al muro che lo preserva da sbalzi di temperatura ed allerta a distanza la centrale operativa del 118 non appena il dispositivo viene prelevato. È la prima volta che, grazie al progetto PAD della Regione, nei luoghi di vita urbana viene introdotta la defibrillazione ad accesso pubblico. Lo scopo dell'ente regionale è quello di rendere cardioprotette le città, grandi e piccole, dell'Abruzzo. I numeri raccontano che ogni anno circa 60.000 persone muoiono per crisi cardiache improvvise, vittime che potrebbero essere evitate con il semplice uso del defibrillatore, sapendo che dopo appena 5 minuti dall'evento le possibilità di recupero della persona colpita sono scese addirittura del 50%. Il Comune di Capistrello è al lavoro in questi giorni per organizzare un corso di formazione ed abilitare così un gruppo di persone della comunità all'uso dell'importante strumento salvavita. Un sentito ringraziamento ha dichiarato il sindaco Francesco Cicciotti alla Regione Abruzzo, che ha donato e dotato il paese di questo gioiello. Rivolgiamo a tutta la comunità un appello di maturità affinché sappiano custodirlo e conservarlo nel migliore dei modi. Grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Avezzano, l'Università Telematica Pegaso, per eseguire gli appelli d'esame, da oggi non sarà più necessario spostarsi in altre città fuori regione, ma sarà possibile svolgerli direttamente in città. La sede, che verrà utilizzata per non più di 40 giorni all'anno, le attività si svolgeranno preferibilmente di mattina ed in giorni infrasettimanali, è stata individuata nel Castello Orsini, in linea con le altre sedi italiane ospitate in complessi monumentali o religiosi di notevole pregio storico ed artistico. Il tutto con lo scopo di offrire solennità alle attività accademiche svolte, assicurando allo studente il massimo grado di accoglienza, supporto e decoro. Mercoledì 30 maggio alle ore 11, nella sala conferenze del Castello Orsini, ci sarà l'inaugurazione della sede di Avezzano.
la convenzione con l'Università Pegaso, che conta oltre 60.000 iscritti in Italia. Nello specifico prevede l'utilizzo del castello per convegni, seminari, progetti innovativi e sessioni di esame. La decisione è arrivata alla luce dell'importante risposta offerta dal territorio marsicano ai percorsi dell'Ateneo online, scelti da 350 persone in poco più di un anno. Le iniziative svolte di concerto con l'amministrazione comunale, sulla base di un calendario predisposto annualmente, potranno contribuire a vivacizzare il dibattito culturale e scientifico della zona, anche recependo le istanze del mondo delle imprese, del lavoro, dello sport, della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine. La Marsica, senza alcuna spesa per l'ente comunale, potrà beneficiare dell'offerta formativa ampia e variegata, articolata in 10 corsi di laurea, 138 master, numerosi percorsi di alta formazione e perfezionamento, dottorati di ricerca, certificazioni linguistiche e di informatica. Molti potranno scegliere l'Ateneo online per acquisire i crediti in vista del prossimo percorso scuola per l'aggiornamento professionale. Venerdì 1 giugno verrà inaugurato il nuovo centro aggregativo di Montereale in provincia dell'Aquila, in sostituzione del precedente rimasto gravemente danneggiato a causa dei terremoti del 2016 e 2017, realizzato in appena 20 giorni lavorativi da Rubner House su iniziativa della Fondazione Mission Bambini, dell'Associazione Gruppo Volontari della Brianza ed in accordo con l'amministrazione comunale. La nuova struttura di 104 metri quadrati è caratterizzata da un ampio salone dove bambini e ragazzi potranno riunirsi e giocare e divertirsi e la popolazione potrà svolgere diverse attività, uno locale cucina, un piano cottura, i servizi igienici ed il locale caldaia. La struttura è realizzata con il sistema costruttivo di Blockhouse ed è completamente antisismica e sostenibile. L'affidabilità delle realizzazioni Rubner House è infatti strettamente connessa alla capacità di sfruttare al meglio le caratteristiche del materiale legno, in particolare la leggerezza, l'alta resistenza meccanica, la capacità di dissipare l'energia, l'elasticità. La solidarietà non dimentica le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, dichiara Goffredo Modena, presidente di Mission Bambini. Pensiamo ai bambini e ai ragazzi di Montereale. Finalmente torneranno ad avere un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche importanti per la loro crescita. Questa nuova struttura vuole anche essere un segno concreto per tutta la comunità, il nostro aiuto per un ritorno alla normalità che il terremoto ha incrinato. Da oltre 50 anni Rubner House costituisce e costruisce edifici in legno in cui la tradizione e le più moderne tecnologie sono diventate scienza del costruire. Costruendo in zone colpite dal terremoto, spiega Bruno Delle Pezze, area manager della Rubens House, tre sono i temi fondamentali: la velocità, la sicurezza, la durabilità. Il legno è un materiale leggero che pesa circa il 75% in meno rispetto al cemento armato, il che lo rende un materiale molto semplice da movimentare. E per questa sua natura duttile, leggera ed elastica, soggetto ad azioni sismiche ridotte. È chiaro poi che se si vogliono risultati in tempi brevi e soprattutto duraturi, è indispensabile che progettazione e costruzione siano curate da player altamente qualificati. Chi costruisce deve conoscere perfettamente il comportamento di un materiale organico che dal punto di vista delle prestazioni ha caratteristiche molto diverse da pietra o mattone. Fondazione ProSolidar e Società di San Vincenzo de Paoli hanno cofinanziato il progetto che è veramente importante ed innovativo. Bene, ora ospiti dello stadio dei Pini di Avezzano, come accade ormai da circa 20 anni, anche in questa ultima settimana di maggio i ragazzi dell'Istituto Tecnico Galia di Avezzano hanno trascorso una giornata all'aria aperta per una serie di gare di atletica che hanno coinvolto circa 200 di loro. Accompagnati dai professori, gli aspiranti campioni si sono misurati in prove di salti, corse e lanci. Nessuno aveva ambizioni di record, ma la mattinata è filata via in spensieratezza e in amicizia, secondo lo spirito sportivo che li anima in circostanze del genere. Al nostro microfono le impressioni di due insegnanti e di due alunni.
Una mattinata all'insegna dello sport. Tanti ragazzi qui allo Stadio dei Pini ci stanno per l'Istituto Tecnico Galilei. Siamo con due insegnanti, Pietro D'Angelo, insegnante di educazione fisica, ed anche una professoressa d'inglese, Laura Lucci. Allora, una mattinata all'insegna dello sport, a contatto con la natura, con l'aria pulita. Una mattinata diversa per questi ragazzi, ma che cosa vi siete inventati questa volta? Beh, questa volta nella giornata dello sport ci siamo inventati dei giochi belli, facciamo salto in lungo, facciamo velocità, facciamo getto del peso e facciamo la staffetta mista. Partecipano tutti i ragazzi, almeno 10 ragazzi per ogni classe, quindi è proprio una gara amatoriale, diciamo. C'è qualche atleta forte, chiaramente vincerà, però è una gara amatoriale per avvicinare tutti il più possibile i ragazzi allo stadio di atletica, perché è, diciamo, quasi una promozione dell'atletica, perché i ragazzi non conoscono nemmeno lo stadio di atletica, conoscono solo il calcio, purtroppo. E allora mi chiedo e le chiedo, che cosa c'entra un insegnante di inglese in questo contesto? Un insegnante d'inglese, diciamo che nel contesto potrebbe non entrarci, però è talmente bello e un piacere ogni anno partecipare a questa manifestazione che per me ormai è diventata una consuetudine, per cui non venire sarebbe veramente un grande proprio peccato. Quindi è un modo per vedere i ragazzi anche sotto una luce diversa e quindi, ecco, ripeto, per me proprio è un grande piacere essere qui. E voi avete anche la responsabilità di seguire questi ragazzi, perché insomma lo Stadio dei Pini è abbastanza grande, no? Sì, quello senz'altro, abbiamo delle nomine con tanto di, insomma, legge che ci anche condiziona, però noi confidiamo anche nella grande responsabilità che questi ragazzi a volte non sembra, ma sono in grado di dimostrare. Quante gare, quanti sono quelli che partecipano? A gareggiare sono circa 280 ragazzi. Le gare sono, come ho detto prima, sono 5 e ogni ragazzo è responsabile, è organizzato già nei minimi particolari, ogni classe ha un professore responsabile, alla fine della gara con il pullman torniamo a scuola e poi si va a casa dopo una giornata. Il tempo ci ha assistito, meno male. Vi divertite più voi insegnanti o i ragazzi, secondo te? Ma il lavoro è sempre lavoro, è pesante, però è bellissimo, cioè è il nostro ambiente, vedere questi ragazzi qui allo stadio per le prime volte è qualcosa di eccezionale, ripaga tutte le fatiche fatte. Chi si diverte di più allora? Ma io personalmente mi diverto, devo essere sincera. Non possono essere considerate ore perse per lo studio? Ma assolutamente no. Non ritengo che siano ore perse allo studio, perché noi sappiamo già a monte comunque che c'è questa manifestazione e il professore è in grado di gestire le sue monte ore al di fuori di questa giornata. Non è la prima volta che organizzate questa competizione, no? No, sono parecchi anni che la facciamo, saranno almeno, non mi prendi in contropiede, ma almeno una decina d'anni. È una cosa nuovissima, bella, tutta la scuola. Sono di più di quanti sono? Ma io mi ricordo che questa manifestazione già c'era agli ultimi tempi del preside Farinacci, quindi sono 20 anni buoni. E dopo due insegnanti, due atleti, ma due atleti veri, Martina e Michele. Michele, atleta su in quale specialità? La staffetta, la seconda parte della staffetta, però atleta. 4%? Sì. Hai un personale sui 100 metri? Un? Personale sui 100 metri, un limite? Oddio, non l'ho mai, non penso, cioè non l'ho mai misurato quanto ho fatto. Sotto i 12? Penso di sì, sotto i 12, non so proprio velocissimo, però nemmeno troppo lento, quindi dai, più o meno. Invece Martina gioca? Io gioco a pallavolo, però quest'oggi pratico i 60 metri femminili di velocità e la staffetta. Quanto è importante per una pallavolista la velocità, cioè lo scatto? Beh, è fondamentale, diciamo che nel campo da gioco è molto fondamentale la velocità anche per andare a riprendere la palla fuori dalle linee di margine. Conti di vincere con la tua squadra, con la tua classe? Penso di sì, sono 5 anni ormai che vinciamo, quindi speriamo che anche l'ultimo anno saliremo sul podio tutti insieme. Quindi fin dal primo anno avete sempre portato via il primo posto? Sì, diciamo che comunque sia vari sport fanno parte della nostra classe e quindi ce la possiamo fare. Invece tu, Michele? Noi abbiamo fatto parecchi primi posti, secondi posti durante gli anni passati, la staffetta abbiamo fatto qualche secondo posto
E le altre categorie siamo andati abbastanza bene, sia il salto in lungo femminile, maschile, il lancio del peso femminile, abbiamo fatto anche parecchi record della scuola, quindi anche quest'anno speriamo che vada abbastanza bene come gli altri anni. E speriamo che la staffetta quest'anno la prendiamo noi, speriamo. Beh, insomma, se vince lei dovete vincere pure voi. Quanto è bello stare qui invece che dentro l'aula? È stupendo, ma poi perché siamo tutti quanti insieme, essendo un unico istituto, due scuole diverse, però siamo tutti quanti bene, ci piace. Ci metteresti la firma per stare sempre qui? Certo, sempre. Ma l'aria aperta è la cosa più bella, poi se stiamo tutti insieme ancora meglio. In occasione della riunione tenutasi ieri presso la sede della CGIL dell'Aquila, alla presenza dei lavoratori dell'Ufficio Territoriale della Ricostruzione e delle rappresentanze sindacali di settore, CGIL Funzione Pubblica e UIL, sono state trattate le problematiche contrattuali dei dipendenti degli uffici territoriali per la ricostruzione, anche in considerazione dell'imminente soppressione e riorganizzazione degli stessi uffici, che di fatto non può essere attuata senza una revisione dei termini contrattuali che regolamentano i rapporti di lavoro. Il decreto legge del 2012 prevedeva che i 72 vincitori del concorso a tempo indeterminato, attualmente impiegati presso gli uffici, fossero assunti dai comuni capofila delle aree omogenee fino al 2021 e che a partire da tale data il personale eventualmente in soprannumero fosse assorbito secondo le ordinarie procedure. In tal modo si è individuata una nuova tipologia di pubblico dipendente, ovvero un dipendente di ruolo sottoposto alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, per cui al termine della ricostruzione, inizialmente previsto dal legislatore al 2021 e poi al 2023, il personale verrà sottoposto alle procedure di mobilità obbligatorie con il rischio, in mancanza di ricollocazione, di decadenza del contratto. L'unica soluzione possibile, avendo già esperito con esito negativo la ricognizione del fabbisogno del personale da parte dei comuni del cratere, appare la contrattualizzazione dei lavoratori con le amministrazioni centrali dello Stato. Per queste ragioni è stato deciso di proclamare lo stato di agitazione sindacale al fine di evitare il mantenimento dello statu quo e di ottenere, dopo ripetuti appelli, una soluzione definitiva alle problematiche descritte, eliminando di fatto le disparità rispetto ai dipendenti impiegati presso le altre amministrazioni. Bene, prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo su Antenna 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica, continueranno ad affluire correnti fresche e instabili in quota che determineranno nel corso del pomeriggio sera temporali di calore, specie sulla nostra dorsale appenninica, questa volta anche lungo il versante adriatico costiero. Vedete, dalla cartina successiva si verificheranno temporali localizzati sulle nostre zone interne, più diffusi sulla fascia costiera e sul versante subappenninico, quindi sul versante adriatico dell'Appennino abruzzese. Per quanto riguarda il resto del territorio, durante la sera della notte ci sarà un miglioramento della giornata di mercoledì. Le temperature massime stazionarie o in lieve aumento, le temperature minime invece saranno in forte diminuzione, specie sulle nostre zone interne montuose, a causa dell'escursione termica. Grazie per la cortese attenzione. E al prossimo aggiornamento meteo.